Dalla suggestiva località marina che mai vi svelerò perché anch'io devo avere la mia privacy, eccoci qui per il video della sera, bentornati. Video dedicato naturalmente al mercato, mercato Milan e mercato anche di altre, perché oggi Sky ci riferisce che l'Inter avrebbe raggiunto l'accordo con il Real Madrid sulla base di 40 milioni di euro per l'acquisto di Hakimi, l'esterno destro che in queste due stagioni, le ultime due stagioni, ha militato nel Borussia Dortmund e che andrà a completare la linea 5 di Conte. O la linea 4, se Conte penserà di cambiare modulo. In ogni caso, un grande acquisto se si concretizzerà. Un esterno che non capisco per quale motivo Real Madrid non voglia tenere, anche perché da quella parte non ha sinceramente dei fulmini di guerra, e Carvajal andrà anche prima o poi sostituito. Comunque, affari loro, è buon per l'Inter che fa gli acquisti giusti. Li fa perché ha la possibilità di farlo, avendo innescato quel circolo virtuoso di cui tanto vi parlo, e quindi entrare in Champions League, e quindi attrattiva verso certi giocatori, e quindi potersi permettere investimenti di un certo tipo e ingaggi di un certo tipo. Ed è questo che noi dovremmo andare a fare. Per andare a farlo, confidiamo tutti che Herr Ralf possa essere la soluzione ai nostri mali. Ralf Rangnick, il quale ormai ha trovato tutti gli accordi, lo dicono anche le televisioni, ma noi lo sapevamo già. Verrà il Milan. Tra l'altro si dice che per la presentazione voglia farla tutta in italiano e quindi voglia avere un italiano adatto per rispondere alle domande dei giornalisti. Questa è una cosa che sicuramente gli rende onore e gli permetterebbe anche di entrare in maniera un pochino più soft nel calcio italiano, perché sapete che molti hanno anche discusso sul fatto della lingua, eccetera. Quindi Rangnick sta studiando l'italiano, ormai lo sappiamo, tante ore al giorno da tanti mesi. Arriverà quando? Beh, arriverà l'ufficialità nel momento in cui, dicono i giornali oggi, il Milan non avrà più obiettivi. Quindi diciamo che tecnicamente dopo la parità con la Lazio, no, al di là della battuta, diciamo che alla fine del campionato, secondo me, si aspetterà la fine della stagione, si aspetterà che Pioli saluti, che eventualmente Maldini saluti, sul quale si continua a parlare, il fatto che potrebbe rimanere al Milan, secondo me no. In ogni caso vedremo quali saranno le decisioni, anche da un punto di vista dirigenziale. Vedo molto difficile la convivenza tra un manager entrante che vuole comandare e un manager che vuole comandare allo stesso modo e in più ha anche parlato male del manager entrante. Ma sappiamo già qual è la situazione. Quindi Rangnick arriverà a giochi fatti, quando il Milan avrà sostanzialmente completato la stagione. Questioni mercato giocatori. Prima di arrivare a parlare di Szoboszlai, sul quale voglio fare un piccolo discorso con voi perché mi interessa sapere la vostra opinione, dato che ieri vi siete un po' preoccupati alla notizia relativa agli interessi di alcune squadre, veniamo alle altre questioni. Alcuni giornali ipotizzano una permanenza di Ibrahimovic al Milan con l'arrivo anche di Luka Jovic, quindi capite bene che siamo anche qui nella costruzione abbastanza del fantasioso, così come piuttosto fantasiosa mi sembra la notizia apparsa oggi relativa alla possibilità che il Milan decida di imbastire con il Sassuolo uno scambio, cioè Scamacca da noi e Leao al Sassuolo. Quotazione di Leao è più o meno, avete visto, 25 milioni di euro. Ora Scamacca non so se valga 25 milioni di euro, mi auguro che non si entri anche noi in quello strano giro di plusvalenze che abbiamo visto fare in questi giorni con qualche squadra che qui non nominerò, in ogni caso notizia che mi sembra assolutamente infondata, così come io non ho mai creduto nemmeno alla notizia di un possibile scambio col Napoli tra Kessié e Milik. Oggi si torna a parlare di questa cosa, cioè Milan avrebbe formalmente presentato al Napoli una proposta d'affare, Kessié più un conguaglio economico per arrivare a Arkadiusz Milik, il quale sappiamo che ancora non ha deciso se rinnovare col Napoli oppure no. Non sappiamo se, come nel caso Mertens, ad esempio, tutte queste voci siano propedeutiche a un rinnovo di contratto e una permanenza del giocatore a Napoli. In ogni caso è chiaro che se fosse possibile imbastire davvero una cosa del genere e il conguaglio non fosse eccessivo, perché adesso al di là di tutto Milik può avere una valutazione sui 40 milioni di euro. Diciamo che sì. Se siamo molto bravi riusciamo a fare avere una valutazione di 30 milioni di euro, quindi diciamo che con una decina di milioni di euro potremmo teoricamente portarci a casa un eccellente attaccante, che purtroppo è stato spesso infortunato, ma sul quale direi che il discorso tecnico e il discorso di caratteristiche non si può fare, nel senso che sappiamo benissimo che Milik è un grande attaccante e quindi sarebbe tra l'altro anche molto, molto ben inseribile nell'idea di gioco di Rangnick. Questa qui è per quel che riguarda il mercato in entrata. Per quel che riguarda il mercato in uscita, invece, ci sono ancora notizie relative. Innanzitutto a tutti i contratti in scadenza il 30 giugno, che sono stati prolungati fino a fine agosto. Quindi tutta la rosa attuale del Milan giocherà
tutte le partite, chi sarà naturalmente a disposizione, e lo farà fino alla fine della stagione. Quindi ha rinnovato Bonaventura, Biglia, il prestito di Kier e quant'altro. Nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana, invece, ci saranno molto probabilmente formalmente gli incontri relativi al rinnovo di Donnarumma. Ora si sta cercando la formula, ne abbiamo parlato. La possibilità, secondo me, più concreta, da quello che si capisce, è quella di prolungare di altri 2 anni la permanenza del giocatore al Milan e poi eventualmente stabilire con Raiola e col ragazzo la clausola che potrebbe innescarsi nel momento in cui il Milan non dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione alla Champions League. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente vuol dire che se alla fine della prossima stagione noi non riusciamo a entrare nei primi 4 della classifica, si attiva una clausola. Poi è da capire, perché sapete anche queste clausole sono particolari. Innanzitutto va precisato che vanno pagate tutte entro 60 giorni in un'unica soluzione. Quindi quando sentite parlare di pagamento rateale e rateizzato delle clausole, è una sciocchezza. La clausola va pagata tutta e subito. E poi potrebbe esserci l'inserimento della clausola, ad esempio, valida solo per l'estero. Quindi solo dall'estero può arrivare qualcuno con il denaro per pagare la clausola e prendersi il portiere. In ogni caso, questa è una buona soluzione, come vi ho già detto, perché tutela noi. E comunque sui giornali oggi si fa anche riferimento al fatto che sicuramente Donnarumma non andrà via a parametro zero e, diciamo, mette una tutela anche al giocatore. Nel caso in cui il progetto Milan non dovesse decollare e lui portasse avanti in maniera legittima le sue ambizioni, ecco che ci si potrebbe separare trovando noi in modo di fare una bella plusvalenza e lui di lasciarci senza grossi traumi. Veniamo alla questione Szoboszlai, perché so che è una questione che mi interessa. Allora, ieri è uscita una notizia di un interessamento del Paris Saint-Germain e dell'Arsenal per il giocatore. È chiaro che quando escono questi nomi sappiamo che se poi dovesse concretizzarsi davvero l'interesse, si arrivasse a una proposta formale, a un accordo sull'acquisto, per noi non ci sarebbe speranza, perché in questo momento siamo indietro da un punto di vista di attrattive e da un punto di vista di tante cose. Anche all'Arsenal, che sappiamo bene, nonostante abbia vinto ieri, non sia una squadra dall'appeal in questo momento superiore al nostro, però l'Arsenal è una squadra che gioca in Premier League, che quindi garantisce un certo tipo di ingaggio, garantisce una certa visibilità e tutte queste faccende che voi sapete meglio di me. Però io quello che vorrei dire è attenzione, calma riguardo a queste notizie, calma. Adesso Szoboszlai sta andando sui giornali, sta andando, diciamo, sui taccuini di tanti osservatori perché si è messo in mostra in questa stagione, in particolar modo in questa seconda parte di stagione. Quando un giocatore fa dei gol, fa delle belle prestazioni, come è successo lui ultimamente, inevitabilmente anche da un punto di vista di gioco giornalistico si fa questo abbinamento tra il ragazzo e qualche squadra. Squadre che vedete sono l'Arsenal, il Paris Saint-Germain, cioè squadre sì, importanti, ma non sono il Real Madrid, non è il Bayern Monaco, non è il Barcellona, non sono i top club. Io il Paris Saint-Germain non lo considero un top club, nel senso che è una squadra che sicuramente ha una grande disponibilità economica, ma in questi anni mi pare che al di là dei propri confini non sia riuscito comunque a vincere nulla, per cui per me il Paris Saint-Germain non è un top club. Lo può essere nel momento in cui offre tanti soldi al giocatore, ma il Paris Saint-Germain non credo che sia una squadra che vada a prendere un giocatore come Szoboszlai. Mi spiego. Come vi ho sempre detto, e sono convinto e rimango della mia idea, questo mercato sarà un mercato diverso dal solito. Sarà un mercato di colpi mirati, di colpi fatti per andare a rinforzare la squadra con dei profili seguiti da tempo, in posizioni delicate del campo. Un investimento di 30 milioni di euro, per quanto per il Paris Saint-Germain non sia una cosa che, diciamo, rovina i bilanci anche in ottica fair play finanziario, resta comunque una cosa che quest'anno non vedo fattibile, perché poi a centrocampo hanno anche tanti giocatori, per cui anche loro dovranno prima in qualche modo piazzare eventualmente giocatori che ritengono essere esuberi e poi dopo andare ad acquistare. Quindi io andrei molto cauto su questi nomi. Finché sento questi nomi sto abbastanza tranquillo, ma sto tranquillo perché? Perché, come vi ho detto, io credo che la situazione sia questa: o il giocatore è già stato preso e tutto quello che si legge è semplicemente inchiosto scritto sulla carta, oppure il giocatore non è stato preso e allora partirà un'asta per comprarlo e a quell'asta noi non parteciperemo. Questa è la situazione, per cui state tranquilli perché o in un modo o nell'altro o viene da noi e è già nostro, oppure va e comunque non l'avremmo mai potuto prendere. Io voglio credere nella prima ipotesi per tanti motivi, per il discorso Salisburgo, per il discorso Rangnick, per il discorso che tutte le cose che si sono fatte fino adesso sono state fatte
e nell'assoluta discrezione. Il fatto che il nome di Szoboszlai circola legato al Milan già da molto tempo, c'è una volontà anche da parte del giocatore, c'è un interesse da parte del giocatore e questo lo leggiamo dalle cronache, lo leggiamo da tante situazioni, l'abbiamo capito, speriamo che la cosa sia già stata fatta e quindi si sia già trovato l'accordo. Se non dovesse essere, ragazzi, sapete che io quanto voi lo vorrei perché è un eccellente giocatore e in prospettiva anche un giocatore che può crescere ancora tanto. Ma se non dovesse arrivare, pazienza, andremo a prendere qualcun altro. E magari, chi lo sa, il Paris Saint-Germain prende Ben Hasser e noi prendiamo Szoboszlai. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale e mi raccomando, soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate. Adesso vado al mare, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.